più di un quarto d'ora è impossibile che duri proprio per ragioni oggettive. Tanto male che lo facciamo ora e così anche per favorire l'avvocato. Esatto, così l'avvocato Panepinto si può liberare. E allora procediamo immediatamente, facciamo entrare il dottore Germanà. S'accomodi. Sì, sì. Li sistemiamo una postazione. Sì, però lo deve dire, se no. Non abbiamo un altro microfono. Andiamo a scalare. Ah, non ce l'ha, ce l'ha. Oh, questa era già stata acquisita. Siamo qui. Allora, dottor Germanà, lei, a proposito della sua convocazione a Roma, ha riferito di essere stato chiamato, diciamo, ad andare a Roma in pochissimo tempo. E ha riferito di essere andato a Roma a questo colloquio senza però sapere di cosa si dovesse parlare. È corretto questo? Sì, sì, è corretto. Io ero, guardi, ero in macchina con due, un ispettore, non mi ricordo, della Criminalpol di Palermo. Ricevette la telefonata, ho detto, dico, vengono e dici, no, vieni che ti devo parlare subito. E poi mi sono presentato alle 4:30 dal prefetto. E lei non portò nessuna documentazione? No, nessuno. Perché non le fu chiesto di documentare qualcosa? No, assolutamente. Consegnò una relazione al dottore Rossi? No, io sono andato, non ho consegnato niente, perché la domanda istituzionale, se c'era qualche cosa nei confronti del ministro, io ho risposto oralmente e oppure ho detto, guarda, dico, vi lascio controllare le carte e le saprò dire. E l'indomani mattina l'ho chiamato, basta, niente di eccezionale. Quindi, dottore Rossi, ha ascoltato. Lei invece ci ha detto che... Evidentemente c'è un cattivo ricordo, Presidente. Quello che dice Germanà, non posso smentirlo, perché darsi che si sia svolto tutto diversamente. Io ricordo di un documento, una relazione che chiesi e che mi portò e che passai a Parigi. Può darsi che il mio ricordo è falsato. Ma lei è certo che lo portò il dottore Germanà, oppure potrebbe averlo portato qualche altro funzionario di polizia in precedenza, prima del colloquio con il dottore Germanà? Chiede troppo, io non... Quello che dice Germanà non sono in grado né di confermarlo né di smentirlo, però la stima che ho per Germanà è tale che non posso che... dire che quello che dice. Comunque lei ricorda che su questa questione interloquì soltanto col dottore Germanà e non con altri funzionari. Ricordo con Germanà. Soltanto Germanà. Se lui dice che mi ha riferito delle cose verbalmente su Mannino e che poi ho riferito io a Parisi, che lui non si è incontrato con Parisi, si è incontrato con me. Quindi le cose che ha detto a me le avrò riferite a Parisi. Invece io ricordavo di questa relazione che lui mi aveva portato e che aveva trasmesso a Parigi, e mi ricordo è falsato, quindi non ho che da dare atto a quello che dice Germanà. La stima che ho per lui, non ho motivo di smentirlo. E il documento in concreto che poi lei ricevette, ha detto era una relazione? Ricordo una relazione che passai a Parigi. Poi in quel periodo c'erano tante di queste attività di questo tipo, quindi benissimo posso confondere una cosa con l'altra. Lei è certo invece che questo documento fu trasmesso dopo o comunque le risultò successivamente che era già in possesso del... Ribadisco il fatto, la stima che ho nei confronti del prefetto è reciproca. Quello che voglio dire io, il prefetto mi chiamò, io ero in macchina con degli ispettori, disse... Vengono e dice no, vieni subito, ti devo parlare. E ci sono andato. Non ho portato niente perché non sapevo quale sarebbe, in ogni caso sarebbe stato un colloquio, ma questo non è che riguardava l'attività. Appunto, l'indomani ho riferito, evidentemente, ma questa è una mia considerazione, che
tralascio, perché che sicuramente gliel'avrà portato il dottore Di Costanzo, ma non al prefetto Rosso, l'avrà mandato al ministero, non lo so, non gliel'ho mai chiesto al dottore Di Costanzo. Basta. Le parti vogliono fare delle domande? Sono due questioni su cui ormai ci dibattiamo da tempo senza... Aggiungo una cosa per la chiarezza, né successivamente il signor prefetto mi ha chiamato chiedendomi notizie. Basta. Quindi il rapporto si chiude lì, non c'è stato nessun'altra... No, assolutamente. Sulla prospettazione di un possibile ritorno in provincia di Trapani? Quello l'ho detto per serietà, è giusto. Poi alla fine del colloquio, non so se si ricorda, siccome aveva avuto la vicissitudine del 91, che in qualche modo il signor prefetto la conosceva per essere venuto pure a Trapani a fare una specie di ispezione del 91, allora pensando che ricordasse di un domani, quando finirà la Boreana, se si ricorda di me che volete promuovere, ma tutto qui bene, mi ha detto, ha dato un sentito d'accordo cortesemente, però non so se l'è fissato a me, non se l'è fissato, e poi glielo ho chiesto, cioè, io non lo so, non c'è nient'altro da aggiungere, né basta. Vabbè, se questo non stimola ricordi particolari nel prefetto, non abbiamo altre domande da fare. Non è contrasto, il problema è che il confronto serve non solo a dirimere i contrasti, ma anche a dirimere possibili. Le domande si fanno anche per sollecitare i ricordi, questo è il concetto. Questo è, a fronte di un non ricordo. Quindi lei, a proposito di questa relazione, lei ricorda... Posso aggiungere che... una cosa? Allora è prassi, e sicuramente il prefetto quando parla di relazione, è prassi che magari, ma questa è una mia considerazione, che nel corso dell'indagine il dottor Di Costanzo abbia fatto un appunto, e quindi quando il prefetto ricorda una relazione, forse si riferisce a un appunto che gli fu passato all'epoca dal dottore Di Costanzo prima della stesura del rapporto. Ma questa è una mia considerazione. Allora giustamente il prefetto come prassi, sicché magari si ricorda la relazione e non si ricorda per dire, ma io non glielo ho portato il rapporto, non so, per la chiarezza di tutti, non... Va bene. Comunque il rapporto che mi ha prodotto il procuratore, certamente quello non è mai venuto a me, quel rapporto là, una copia di rapporto diretto alla Procura della Repubblica, quello là, quello che è, quindi sicuramente può dare, ma non c'è più il dottore Di Costanzo, non c'è più, avrà fatto un appunto al capo della polizia e l'avrà avuto anche in questo senso, magari si può spiegare. Va bene, se non ci sono domande, prego. Presidente, una sola, ma prima la premessa in modo che non rimanga un margine di ambiguità. Il dottor Germanà conferma di non aver consegnato nessun documento di qualunque tipo? No, assolutamente. Lo conferma? Lo ha detto. No. Benissimo. E seconda questione, il dottor Germanà ha riferito che al momento in cui si trovò davanti al prefetto Rossi, il prefetto Rossi gli fece domanda esplicita, che era la ragione della convocazione, sul ministro Mannino. Il prefetto Rossi ha negato di avere avuto... Ha detto assolutamente... Questo no, Presidente, questo non è ammissibile. Non ha detto assolutamente, ha detto che non ricordava il contenuto del colloquio, ora ha anche detto che quello che dice l'ispettore Germanà... Sui contenuti ha detto di non ricordare. No, il prefetto Rossi ha dichiarato di avere ricevuto incarico dal prefetto Parisi di convocare il dottor Germanà e chiedergli notizie sulle indagini del dottor Germanà senza fare riferimento a Mannino. L'ha dichiarato il prefetto Rossi. No, ha detto di non ricordare il contenuto dell'indagine. Ha detto che non ricordava il contenuto. Allora vabbè, abbiamo i due protagonisti. Lei Sace che mi ha detto di chiedere di Mannino. Aspetta. Io non lo escludo, non escludo niente, il mio ricordo è piuttosto lontano, quindi confondo mille cose, poi se ne è parlato tanto, si è scritto tanto, ho letto tanto, quindi io confondo i ricordi con quello che è avvenuto successivamente. Quindi quello che dice Germanà per me è Vangelo, quindi non discuto. Il dottor Germanà conferma che gli venne chiesto con il nome del ministro Mannino? Sì. Lo riferisco al tribunale.
Sì, sì, all'esito del confronto volevo capire se la posizione... Sì, l'esito del confronto poi lo valuteremo. Sì, no. Voglio dire, ma un vice capo, no, per l'obiettività dell'epoca, un vice capo della polizia, se fa un'indagine per dire viene fatto il nome di un ministro, che poi non lo deve chiedere, lui chiede e poi l'operatore di polizia risponde, uno, due, tre, quattro, quello che vuole rispondere risponde, basta. Bene, mi pare chiaro. Il segreto d'ufficio come ce l'ho io, ce l'ho anche il vice capo della polizia. Benissimo. Sì, un ultimo chiarimento su questa domanda, se lei ricorda, lo ha già riferito e credo che anche questo non facesse parte di alcun tipo di contrasto, se lei ricorda di aver riferito o esclude di aver riferito indagini che riguardassero direttamente il ministro Mannino all'epoca dei fatti. No, il signor prefetto ha detto... No, no, non è un contrasto, io le sto chiedendo, le sto chiedendo di chiarire, mi ascolti, la domanda la pone la difesa. Io le sto chiedendo di chiarire al tribunale, ma lei ha già risposto anche su questo, se in quel contesto lei ebbe ad escludere che vi fossero indagini riguardanti il ministro Mannino, ma semplicemente un coinvolgimento di un soggetto politico trombato, così lei ha riferito, sì, facente parte dello schieramento della corrente di Mannino. Ribadisco la mia risposta sinteticamente. Dice per ministro Mannino, per Mannino c'è niente. Dico, guardi, non è emerso niente di diretto. Si parla solo del ministro in relazione all'inserirlo al notario. Il contesto della vicenda, né più e né meno. Bene, possiamo chiudere. Grazie, potete andare. Grazie. Grazie, buongiorno. Presidente.